In Campania la rappresentanza di genere è prevista dalla legge elettorale varata il 27 marzo del 2009. All'articolo 10 è previsto che in ogni lista nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati. Dunque almeno il 33% dei candidati per ogni lista deve essere rappresentato da donne o da uomini. Se la lista non rispetta questo rapporto percentuale non è ammessa. La legge elettorale prevede inoltre la possibilità di esprimere una doppia preferenza. Il comma 3 dell'articolo 4 prevede che nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena l'annullamento della seconda preferenza. Gli effetti della nuova legge si sono manifestati nelle elezioni svolte nel marzo 2010. Oggi la Campania è la regione al primo posto in Italia quanto al numero di donne elette nel Consiglio regionale. Prima non è che era difficile, però insomma con un'unica preferenza sicuramente gli uomini che fanno politica ne sono di più. Già il fatto che c'è la possibilità di poter dare una doppia preferenza, che comunque non è obbligatoria, quindi voglio dire tranquillamente le persone potevano votare un'unica persona se volevano un'unica espressione in consiglio regionale, hanno preferito darne due. Infatti insomma ad Avellino, per esempio, la provincia di Avellino, l'unica donna insomma per quanto riguarda il PDL sono stata io, insomma, quindi l'abbiamo addirittura superato l'uomo. Nella mia provincia, per il gruppo nel quale io sono stata eletta nel gruppo del PD, sono l'unica eletta, quindi non è stato votato un uomo, è stata votata una donna. Questo consiglio regionale eleggeva in passato una o due donne al massimo e qualche donna che veniva eletta era con la vecchia legge nel listino. Invece qui abbiamo avuto 15 donne che sono nel consiglio. Ma era necessaria? Prima era così difficile riuscire ad essere candidati? Spesso, siccome la gestione dei partiti è molto maschile, quasi sempre a prevalenza maschile, le donne non venivano nemmeno candidate. Le donne dunque sono state indubbiamente favorite. C'è chi però ritiene che questa legge ora discrimini gli uomini. Se lei pensa che le liste sono composte per 2/3 da uomini e 1/3 da donne e il corpo elettorale ha due preferenze a disposizione, di cui una da destinare alle donne e l'altra agli uomini, è facilmente comprensibile come addirittura gli uomini con questa legge elettorale partono svantaggiati, perché le consigliere addirittura hanno, diciamo, una platea elettorale che può disporre di un voto da destinare a meno candidati. Le faccio un esempio classico. La provincia di Benevento elegge 3 consiglieri regionali. I partiti hanno messo 2 uomini e una donna, quasi tutti i partiti. Ovviamente l'elettorato di 150.000 elettori della provincia di Benevento esprimeva una preferenza per un uomo e una preferenza per una donna. Due persone dividevano quel corpo elettorale rispetto all'altra preferenza che era destinata solo a un candidato. Donne dunque favorite rispetto agli uomini, ma non donne qualunque, certe donne. Questo è quello che dicono negli uffici del Consiglio regionale campano, anche se naturalmente nessuno ha il coraggio di ammetterlo davanti alla telecamera. Avvantaggia le solite note, potremmo dire, le fidanzate, le amanti, le figlie, i voti. Su un totale di 13 consigliere attualmente qui nel Consiglio regionale della Campania, possiamo trovarne 10 che sono chiaramente riconducibili per parentela o per altro tipo di legame al politico potente di turno. Scorrendo l'elenco c'è la consigliera Amente PDL, che è notoriamente famosa perché è la nipote del sindaco della città di Melito, consigliera D'Amelio del Partito Democratico, una cara amica dell'ex governatore Bastolino, consigliera D'Angelo, addirittura è la compagna dell'europarlamentare Rivellini, PDL, della consigliera Lonardo, moglie del ben famoso Clemente Mastella, Udeur, la consigliera Nunes, cara amica dell'onorevole Mario Landolfi. Poi c'è la moglie del sindaco di Scafati, PDL, la consigliera Paolino. Poi c'è una cara amica del presidente Berlusconi, la consigliera Ruggero del PDL, un'altra cara amica del il senatore Formisano, Italia dei Valori, la consigliera Sala, un'ottima amica del deputato Verdini del PDL, che è la consigliera Scalzi, la consigliera Vestella, che è moglie del più famoso Michele Pisacane, deputato del PD alla fine, che poi la doppia preferenza permette appunto questa accoppiata uomo-donna, che è facile per i gruppi politici di potere locali accoppiare al politico maschio di turno la donna, diciamo, buona amica, la nipote, la moglie, e così portare, come spesso capita, un secondo stipendio in famiglia.